Sette giorni all'Election Day di domenica 12 giugno con amministrative e referendum. Si vota in 978 comuni, di cui 142 con più di 15.000 abitanti. Di questi, 26 sono capoluoghi di provincia e 4 di regione. E sono quasi 9 milioni i cittadini chiamati alle urne per scegliere sindaci e consiglieri comunali. Tutti gli italiani, invece, oltre 51 milioni di aventi diritto, potranno esprimersi su 5 quesiti referendari. Il primo, scheda rossa, chiede di abrogare, quindi cancellare, parte della legge Severino che prevede l'ineleggibilità e incandidabilità di politici e amministratori locali in caso di condanna anche di primo grado. Se vince il sì, si toglie l'automatismo dell'interdizione dai pubblici uffici in caso di condanna e si lascia decidere ai giudici caso per caso. Se vince il no, resta l'attuale normativa. Il secondo, scheda arancione, riguarda la limitazione delle misure cautelari. Oggi si può essere arrestati anche prima del processo se c'è pericolo di fuga, di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato. Se vince il sì, si elimina il requisito della reiterazione, lasciandolo solo per i reati più gravi. Se vince il no, resta tutto come ora. Il terzo quesito, scheda gialla, propone la separazione delle funzioni dei magistrati. Oggi si può passare da PM a giudice e viceversa. Se vince il sì, i magistrati dovranno scegliere subito quale ruolo esercitare e mantenerlo per tutta la carriera. Se vince il no, rimane la norma odierna. La quarta, scheda grigia, chiede che a valutare i magistrati nei consigli giudiziari siano anche professori e avvocati. La quinta, scheda verde, vuole togliere per le toghe che si vogliano candidare al CSM il vincolo di trovare da 25 a 50 firme di colleghi. Perché i referendum siano validi deve recarsi al voto il 50% più uno degli aventi diritto. Si vota dalle 7 alle 23.